Buongiorno a tutti, sono Alvise Marinetti, SEO Manager di Internet Image. Abbiamo sentito tanto parlare ultimamente di Google Analytics e del fatto che potrebbe essere diventato illegale. Questo aspetto lo abbiamo già chiarito dal punto di vista normativo nei precedenti Evolve con la nostra DPO, l'avvocato Manuela Sokol. Oggi invece vorrei entrare con voi più nel merito degli aspetti legati alle statistiche del vostro sito e di cosa comporta l'assecondare le disposizioni del garante della privacy. Ma facciamo un passo indietro. Innanzitutto c'è da dire che, per il momento, il garante della privacy si è espresso solamente riguardo ai siti che utilizzano Universal Analytics, conosciuto anche come Google Analytics 3. È importante quindi intervenire urgentemente, soprattutto per coloro che utilizzano ancora questo sistema di statistiche. Il problema è che Universal Analytics trasferisce alcune informazioni personali degli utenti europei, come ad esempio l'indirizzo IP, negli Stati Uniti e che questo indirizzo IP, anche se anonimizzato, può attraverso altri dati far risalire comunque all'identità dell'utente stesso. Un altro svantaggio di Analytics 3 è che se gli utenti rifiutano il tracciamento attraverso il banner dei cookie, nelle statistiche non viene raccolto alcun dato, neanche in forma anonima. Questo comporta di avere dei dati di molto sottostimati. Quello che vediamo nelle statistiche dei nostri clienti è una diminuzione dei dati raccolti che arriva anche al 60-70%. Questo ovviamente ha degli effetti molto negativi per quanto riguarda l'interpretazione dei dati e le scelte di marketing che ne conseguono. Cosa possiamo fare allora? Il nostro consiglio è quello di passare quanto prima a Google Analytics 4, che possiamo chiamare semplicemente GA4. Questo perché? Innanzitutto perché GA4 non registra né memorizza gli indirizzi IP degli utenti. Viene meno quindi la causa che ha portato il garante della privacy ad intervenire in merito ad Analytics 3. In secondo luogo, GA4 ha una funzionalità che si chiama Consent Mode. Questo ci permette di gestire in modo automatico i consensi degli utenti attraverso Google Tag Manager e un'integrazione con le varie content management platform, come ad esempio Ubenda, Cookiebot, OneTrust e così via. Noi di Internet Image utilizziamo Ubenda nei nostri siti e in quelli dei nostri clienti per la gestione del consenso dei cookie e ci siamo già confrontati e coordinati in modo efficace con il loro team per gestire al meglio i consensi degli utenti. In questo modo abbiamo ottenuto diversi risultati molto importanti per garantire la privacy degli utenti che navigano i nostri siti. Innanzitutto, con la Consent Mode, riusciamo a gestire il blocco preventivo dei cookie, e cioè dal momento in cui un utente apre un sito al momento in cui accetta o rifiuta i cookie, non viene raccolto alcun suo dato personale, come previsto dalla normativa. In secondo luogo, altro aspetto molto importante per quanto riguarda l'analisi dei dati, GA4 è in grado di raccogliere dei dati in forma assolutamente anonima, anche riguardo agli accessi al sito degli utenti che non accettano i cookie di profilazione. Questo permette di continuare ad avere una mole di dati sufficienti per mettere in atto strategie di marketing consapevoli ed efficaci. Sono molti altri vantaggi di Google Analytics 4 rispetto a Universal Analytics, ma purtroppo il tempo a disposizione per questo Evolve è finito e vi do appuntamento al prossimo per scoprirli insieme. Prima di salutarvi però do un consiglio sia ai nostri clienti che ancora non sono passati a GA4, ma anche a tutti coloro che hanno un sito internet aziendale o un e-commerce e hanno dei dubbi riguardo al fatto di rispettare pienamente la GDPR. Contattateci, studieremo assieme la soluzione più efficace per consentirvi di rispettare la GDPR senza perdere importantissimi dati statistici sul vostro sito. Con questo vi ringrazio per l'attenzione e a presto!